Buongiorno e grazie di essere qui. Io i fratelli Amati li ho conosciuti la prima volta circa 15 anni fa e grazie a Antonio Amati che mi pescò dal nulla e mi fece fare un primo piccolo ruolo in un piccolo film da loro prodotto dal titolo La prima volta. Dopo quel piccolo ruolo feci una comparsata e quindi un ruolo ancora più piccolo nella Via degli Angeli, dove la regia questa volta era di Pupi Amati, e qui dovevo solo pedalare una bicicletta all'interno di un'orchestra e suonare una trombetta, cioè fare perepè e sorridere contemporaneamente. Quindi dovevo sorridere contemporaneamente, suonare perepè e pedalare la bicicletta. È una cosa difficilissima, credo di averla fatta talmente male, mi ricordo che Pupi mi ha ripreso tante di quelle volte, mi misi anche un po' a paura e mi spaventai, perché c'è cioè, quella lì, insomma, non è che sono tanto portata, meglio se me ne ritorno a pedalare la mia bicicletta invece che quella nel film di Pupi Amati. Quindi è iniziato tutto da quel perepè. E poi dopo 15 anni è arrivata la chiamata di Antonio Pupi Amati, sono stata convocata la loro 2A e Pupi mi ha raccontato il film. Devo dire, sono rimasta subito emozionata da questa fiaba a lieto fine, perché non avevo ancora letto il copione. Me l'aveva solo raccontata. Dopo aver letto il copione, proprio ho pianto e ho riso, perché Pupi scrive dei copioni come se fossero dei piccoli romanzi e ti coinvolgono a tal punto da arrivare sul set già pronta, ipnotizzata, dove un regista come Pupi, che è continuamente ispirato dalla mattina alla sera, ti regala al mattino delle scene che ha scritto durante la notte. Quindi è in continua evoluzione il personaggio quando reciti un film con Pupi Amati.